Qual è il giudizio della Lega Nord su questo provvedimento in aula? Assolutamente negativo. La competitività è solo nel nome del provvedimento, in realtà ci sono molte cose negative, alcune siamo riusciti a scongiurarle, per esempio con un nostro emendamento approvato è stato eliminato l'anatocismo bancario, che è il calcolo degli interessi sugli interessi dei conti correnti che vanno in rosso oppure sui mutui. Era stato eliminato dalla legge di stabilità, Renzi l'ha voluto reintrodurre piegato alla logica delle banche. L'abbiamo sventato, poi ci sono tante altre cose negative e le due pietre miliari su cui puntava Renzi si sono rivelate un bluff: l'efficientamento energetico degli edifici scolastici probabilmente non potrà avere luogo perché per i comuni non c'è la deroga al patto di stabilità, quindi avranno delle risorse che non potranno spendere, e poi sul sconto delle bollette elettriche alle imprese l'aveva promesso a tutti, forse il 15% ne potrà beneficiare ma non nel 10%, e tutto questo a scapito del mondo della green economy, che avrà molte penalizzazioni e rischia di uscire morto da questa scellerata operazione.